tutti, WebT Lewis, siamo alla Galleria d'Arte Contemporanea Ore d'Aria per la mostra fotografica di Roberto De Paolis. Siamo in compagnia di Marina Covi, la proprietaria della galleria. La galleria 5 anni di vita, si chiama Ore d'Aria e sta a Roma. Si occupa di artisti molto importanti, consolidati dell'arte contemporanea, però questa volta abbiamo una mostra di un giovanissimo interprete. È un ragazzo di 28 anni, di Roma. Colonna sonora della mostra fotografica è Rock Progressive, The November Shade. Siamo in compagnia di November Shade. Vogliamo sapere da quanto tempo suonate insieme? Allora, il gruppo è nato circa 4 anni fa, da me e Federico. Poi col passare degli anni sono uniti tutti quanti e ora suoniamo con tutti loro da un annetto ormai. Un annetto. Siamo 6, siamo una batteria, un basso, una tastiera, una chitarra, un violino, che è la cosa particolare forse del gruppo, la voce. Presente all'evento un noto artista contemporaneo. Questa mostra ci propone una visione doppia. Pensa che questa sia l'immagine più attuale da proporre oggi? Questo è un tema classico, sì. Perché l'arte si è da sempre posta come l'esigenza di una realtà parallela al mondo reale, no? Abbiamo fatto un giro e ascoltato il parere di una studentessa, Luis. Ciao, ti è piaciuta la mostra? Sì, mi è piaciuta. Già conoscevo l'artista perché è stato curato la fotografia di The Dreamer. Sei appassionata di fotografia? Allora, sono stata molto fotografata da mio padre. Perennemente, forse anche un po' un'ossessione diventa la fotografia in quei casi, e mi piace fotografare. Ma come sempre arriva il tempo dei saluti. Un saluto alla nostra WebTV. Saluti, auguri. Ciao WebTV Luis.